Ancora fondi in arrivo a San Cataldo grazie al PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questa volta le somme vengono destinate al servizio di assistenza educativa domiciliare. Parlano di attività di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l'assessore alle politiche sociali Gabriele Amico. Il progetto proseguono mira a sostenere i genitori assicurando una presa in carico temporanea del minore e dell'intero nucleo familiare, salvaguardando l'integrità e evitando la disgregazione, intervenendo con percorsi di accompagnamento per ridurre situazioni di disagio e promuovendo, si legge ancora, un'armonica crescita dei bambini e degli adolescenti per l'acquisizione di nuove abilità socio-affettive e comportamentali. Un lavoro sinergico tra gli attori coinvolti permetterà di individuare le strategie più adatte da attuare caso per caso e i destinatari verranno indicati attraverso le segnalazioni provenienti dagli enti competenti, dai servizi sociali alle scuole. Verranno erogati inoltre dei voucher spendibili, precisano ancora, presso organizzazioni del terzo settore disponibili ad erogare le prestazioni ed accreditati nel registro unico distrettuale del distretto sociosanitario di San Cataldo. L'erogazione delle prestazioni, che si realizzerà con il sistema dell'accreditamento, si baserà sulla libera scelta dei beneficiari all'interno del catalogo dell'offerta sociale del Comune di San Cataldo e dell'ambito territoriale che comprende i comuni di Bombenziere, Marianopoli, Montedoro, Milena e Serra di Falco. Sono 215.000 euro l'importo stabilito dal bando con cui verranno destinati a interventi sull'assistenza domiciliare nei confronti di varie fragilità per evitare l'istituzionalizzazione all'interno di case di comunità e degli istituti. Questo è un intervento importante perché va a favore delle fasce più deboli della popolazione e che metteremo in campo immediatamente per dare delle risposte concrete alla città.